Mango Fiosciuco. Allora io gli ho detto no, gli ho detto ma lanciano, lascia sta palla, no. Bene, Manga Biascica che parla da sola. No, senti, lasciami 5 minuti da sola con il mio amico. Sto ma quale un... amico? Lei purtroppo ha soltanto un grande nemico, Spatafora. No, niente, falso allarme. Ma con chi sta parlando? Che pizza, vieni dai. Ma che dà allora, la mano, che scena ridicola. Oggi fuori campo ti presento il mio amico Subbuteo. Subbuteo? Sì. Ma è un gioco? Ma mi ha fidato, è amico mio. Sì. Sì. Mi tolga una curiosità. Dimmi. Come è fatto? Lui è un ometto. Sì. Sa così. Ed è sempre vestito da calciatore magari. Allora vedi pure te. E di che stavate parlando? Niente, da Roma, da Juve. Certo, delle squadre del Subbuteo. Uffa! E si è chiesta come mai lei lo può vedere e io no? Sì, mi sono anche dato una risposta. Quale? Ce ne so. Manga. Sì. Biascica. Sì. Lei ultimamente si sente molto sola, vero? Beh, meglio sola che mal accompagnata. Si riferisce a Spatafora? Certo. Pensa. Lui. Sì. Tutti. Tutti. Lo prendono schiccherato in testa. Certo. Così fa attacca con tu mani. È fatto apposta. Lui non solo sta zitto, nemmeno scappa. Certo. È buono. Non ha le gambe, bascula. Che? Subbuteo. Chiudi tutte le finestre. Perché? Arriva. Bascula. Bascula il vampiro. Ma corri. Perché io ragiono ancora con lei? Corri, chiudi tutto. Bascula il vampiro. Chiudi tutto. Venga qui. Dove? Da me. Che c'è? Subbuteo. Il suo amico immaginario non esiste. Intelligenti! Uri! Asari! Hai capito? Idiota, te è quello che mi ha disegnato. Che esiste. Fa? Che cosa sta facendo? Lo scrivo sui muri. Perché esiste. Ah, fa un graffito? Esiste. Ho capito. Faccia questa cosa ridicola. Che ho 2D su Budeo? Fa tristezza, lo sa? Sì. Sì, grazie. Che c'è? Ha finito lo spray? No! Arriva! Spatafora! Sono i denti o è la bomboletta? È viva! Subbuteo, te non ti muove mai, mi raccomando. Bravo, bravo, vado a fidare amici. Amici.